E adesso comincia il grande spettacolo, signori e signori. And now begin the big striptease, my gentlemen. L'esibizione dell'attrice Cristina Donadio con le opere di Giuseppe Savarese apre al Caffè Gambrinus Zero Mimose, l'iniziativa promossa dall'assessorato ai giovani del comune nell'ambito del fitto calendario di eventi per la festa della donna previsti in città fino alla metà di aprile. L'idea è quella di un 8 marzo che veda protagoniste le donne e l'affermazione dei loro diritti, esaltandone i valori e la creatività oltre il semplice dono di una mimosa. Abbiamo iniziato a febbraio un percorso e oggi questa sala è piena di ragazzi che hanno interpretato così l'8 marzo. Un percorso lungo il corpo delle donne, lungo le parti del corpo delle donne che però non sono oggetto di qualcosa, oggetto della violenza, ma sono soggetto. E quindi ci saranno gli occhi di queste ragazze che sono gli sguardi di fotografe e registe, le bocche che sono la voce di giornaliste, di attrici, di cantanti, le mani sono i gesti di sarte e di operaie e i piedi che sono i passi che ognuna di noi dobbiamo fare nella vita e nella città di Napoli. Abbiamo scelto il verde e non il giallo, abbiamo scelto zero mimose proprio per in direzione ostinata e contraria ritornare a valorizzare questa giornata e non banalizzandola con i gesti di consumismo. Con la festa dell'8 marzo si concludono all'Istituto Freberiano le 4 giornate di iniziative organizzate dalla terza municipalità in collaborazione con l'Assemblea delle Donne. Incontri, dibattiti e spettacoli esplorano l'universo femminile in relazione ai 4 elementi della natura. Poiché si parla sempre di una donna ispiratrice solo di violenza, abbiamo voluto dimostrare che l'assonanza della donna con la natura non dimostra altro che la donna è vita, la donna è passione, la donna è quello che la terra riesce a produrre, quello che l'aria riesce a far respirare. Quindi abbiamo voluto organizzare queste 4 giornate evocando, sì, Maddalena Cerasolo, ma celebrando oggi più che mai una donna che è forza vitale di una società. 4 giorni che hanno visto la partecipazione di artisti, di attori, di artigiane, tutto a costo zero, tutto grazie alla partecipazione di queste donne. Tante iniziative, qua al Frebeliano bellissima con tanti giovani, le lettere che hanno scritto in ricordo di questa giornata sul femminicidio, tanta passione, oggi dedicata al fuoco. Il dibattito, ho ricordato come la nostra città è una città di passione, una città di fuoco, una città di energie, è veramente una giornata straordinaria, bella di testimonianza e di impegno civile.